Però noi le frenate le scegliamo molto 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 belle. Oggi, mercoledì 9 maggio 2018, dicevo la diretta speciale e già ci sono state tantissime emozioni, ma non finiscono qui. Ve l'avevo anticipato, amici, e io sono onorato di avere un grandissimo artista qui vicino a me, che è qui ad accompagnare un'amica, anche lei è molto speciale. Lui si chiama Francesco Trimani, applauso studio e anche ci stanno proprio spisarendo oggi, ma una dietro l'altra proprio, una dietro l'altra. Ciao. Grazie di essere qui. Io come conosco Francesco? Lo conosco come cantautore, l'ho incontrato già un po' di anni fa quando è partita l'avventura di Radio Frenotte. Sì, un caro amico speaker di Radio Frenotte mi ha fatto conoscere. Ciao Angelo. Mi ha fatto conoscere la tua voce, le tue canzoni. Io mi sono innamorato in particolare di una canzone perché proprio mi è piaciuta da subito, sì. Ma poi ci sono altre bellissime, quindi poi ci racconterai un po' di più di tutti i progetti, però prima di tutto grazie di essere qui. No, allora, grazie tanto a voi perché io sono contentissimo oggi di essere qui, quindi come hai anticipato sono qui per diversi motivi. Sicuramente il primo motivo è Patrizia, che ha il suo piccolo angelo Stefano, che viene qui, nel senso, ogni tanto, ogni sei mesi viene a farvi visita qui in ospedale, e quindi c'eri tu poi in comune, e allora gli ho detto, ma scusate, ma con Don Roberto noi ci sentiamo solo via Facebook, via WhatsApp, è ora che dobbiamo incontrarci fisicamente, personalmente, e l'incontro è stato idilliaco, diciamo, nel corridoio romantico. Basta, poi che cosa stessi facendo io è una cosa, diciamo, in più. Quello che fanno tutti gli esseri umani, quando arrivano dal viaggio, va bene. Perfetto. Poi tra l'altro ci sono anche degli artisti che proprio lì in bagno. Sì, assolutamente. Infatti, adesso mi è sovvenuta di farti proprio un qualcosa che adesso vedrò come intitolarlo più di altro, perché sono in realtà imbarazzante la cosa. La gioia grande di averti qui è perché davvero so che tu canti, ma sempre con uno scopo, un fine artistico naturalmente, ma anche sociale. Sì, allora io credo che le due cose vadano, diciamo, a braccetto, anche se sembrerebbe di no, cioè il sociale con il commerciale, perché poi alla fine si parla di canzoni, quindi anche se ci fosse, anche se c'è, diciamo, un valido motivo per ascoltarla, però fondamentalmente il brano deve piacerti, perché se no si perde il senso, anche se tu stai sponsorizzando un qualcosa di molto positivo, di socialmente molto utile. Però per dire, tu hai citato un brano, per dire, no, che a Torino c'è. Certo che a Torino c'è, ha un risvolto anche sociale, ovvero la canzone sta girando tantissimo nelle scuole elementari, con tanti bambini abbiamo fatto dei progetti sociali alla scoperta di Torino, bellissimo davvero. Però fondamentalmente il brano deve piacere, nel senso che se non piace il brano, sai, no, ascolteranno solo lui, poi grazie e buono, e va bene così. Ti faccio un favore, quindi non deve essere un favore, ma deve essere, senti, ascoltati questa canzone, però poi se ti piace devi ascoltartela, come capita con Antonacci, Ligabue, Vasco Rossi. E farla ascoltare, che è molto difficile quello. Infatti poi entriamo nel discorso della promozione, che è tutto un dire. Però tu arrivi al cuore. Cosa state preparando di bello? So che c'è un progetto. Allora, c'è un progetto ed è anche per questo motivo che sono qui, che oltre a quello di incontrarti personalmente, io sto scrivendo, anzi ho praticamente quasi finito, mi manca l'ultima strofa di questa canzone che si intitola Smile, Sorridi, quindi ho voluto mettere una parola internazionale e una parola italiana, perché purtroppo bisogna giocare anche con queste cose a livello proprio di web, cioè nel senso che se c'è una parola straniera, bene o male, dalla oltreoceano arriva, quindi smile, sorridi. Quindi l'idea è questa canzone dedicata al sorriso intanto, quindi non tanto, qui ce ne sono tanti sorrisi, ecco, solo che ovviamente il messaggio quale vuole essere è un messaggio universale, quindi la canzone non è per chi non sta bene, la canzone, il messaggio è sorridi intanto per non stare male, quindi per stare bene, e se stai male
se cominci a sorridere probabilmente starai sicuramente meglio, no, una terapia, un po' meglio. E quindi lì sono caduto sulla comicoterapia o sulla terapia, diciamo, di corsia alla Patch Adams, e quindi mi ritrovo qui soprattutto per questo motivo. Non casualmente. Non casualmente, perché l'idea è quello poi di girare un videoclip di questa canzone. Ma che bello! E quindi una parte del videoclip mi piacerebbe farla con voi, con i vostri bambini, ma addirittura una sorta di videoclip autogestito, nel senso che ogni struttura a cui io mi rivolgerò si autogestiranno con i video, con quindi video. Ovviamente faranno il playback della canzone, manderò ovviamente la traccia e niente, quindi questo so è... So che non sei solo in questo progetto, c'è chi ti aiuta, abbiamo anche amici all'ascolto, sai? Sì, pronto, sì. Pronto! Ciao ragazzi! Con chi parliamo? Ciao, sono Domenico, oh. Il mio amico di Francesco. Allora, lui è Domenico Presterà. Ciao Domenico Presterà, è un carissimo amico nonché organizzatore di eventi a Torino che mi sta dando una grande grande mano e che con lui c'è appunto un progetto che lui sta portando avanti, quindi ha scelto me, diciamo, come artista, diciamo, di punta, mettiamola così, ma perché io sono molto nel sociale e quindi oltre a Smile Sorridi lui ha pensato ad una sorta di format, mettiamolo così, di intrattenimento da portare all'interno delle strutture dove ci sono delle persone, certo, che soffrono, mettiamola così. Domenico, com'è Francesco? È un mito, è un mito. Allora Domenico, sono soprattutto alto, tu devi dire che sono alto, cioè sono 1,90 m, biondi, occhi azzurri, quindi azzurri ci sono. Quanti artisti ci sono che non erano proprio Michael Jordan, anzi. Pupo. No, nella è vero. Grazie Dome. Ciao ragazzi. E quindi faccio un saluto a Domenico e al suo gruppo che è Solo Divertimento, che lui organizza delle cose molto belle anche a livello sociale. Soprattutto quindi vi invito su Facebook a cercare Domenico Presterà e il gruppo Solo Divertimento, che è molto importante. Ciao Dome. Ciao. Grazie. Ciao Dome, un abbraccio. Grazie di tutto. Ciao Dome. Ciao 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 ciao. Ciao. Eh sì, che forte. Ciao Fra. No, ciao Fra, no, io sono o Fra o Prima. O Prima. Perché mi troncano il nome e il cognome. Bambini studio, ragazzi, allora, adesso vi svegliamo la sorpresa, perché la canzone che ho conosciuto di Francesco insieme alle altre, uno ad esempio è questa che sto ascoltando in sottofondo. Che ci sono intorno a me. Mi sembra di conoscerlo, sì. Guardo, mi fermo poi. Francesco ha scritto questa bellissima canzone dedicata a Torino. Sì, sì. Però questa canzone poi ha varcato i confini di Torino e del Piemonte. È uscita. E credo che qui al Gaslini, che è un mondo, noi siamo fisicamente a Genova. Certo. Però se certo. Tu fai un giro adesso col microfono a chiedere da dove vieni, tu vedrai che c'è veramente un mondo, oltre anche sì. L'Italia. E quindi credo che la tua canzone così bella potrebbe diventare in questa specialissima occasione Al Gaslini c'è. Al Gaslini c'è, sì. Direi che è una cosa che si può fare. Si può fare. Allora, però dobbiamo fare una versione un po' karaoke anche per noi, perché dovremmo cantarla con te. Certo. Allora, Nicoletta, mi chiami un attimo i ragazzi qui ad ascoltare bene, perché vogliamo cantare il ritornello bello forte tutti insieme, quindi voi qui nello studio mobile, anche da casa e nei reparti. Le parole del ritornello sono, allora, la proviamo a cappella, come si dice, vai. Fanno X Factor, quindi è: a Torino c'è la voglia di cambiare il mondo, un posto anche per te. Questa è la prima parte, quindi noi faremo: al Gaslini c'è la voglia di cambiare il mondo, un posto anche per te. Poi La sua bellezza è disarmante, una regina e un re. Lì è la regina e il re di Torino, certo. Che però ha a che fare anche con Genova, sì, diciamo, poi qui c'è la cappellina, c'è il re e la regina, che sono ecco. Quelli con la R maiuscola, quindi va benissimo. Certo, perfetto. È una regina e un re, profumo di caffè. Wow, qui c'è il bar. Qui c'è il bar, quindi vedi. Anzi, Edoardo, il caffè, perché mi ecco. Portare. Edoardo, non è che possiamo stare. Fa tutto lui. Okay, fa facciamo tutto tre. Lui. E quindi tu vorresti fare cantare su base. Sì, insieme a te, però. Va bene. Al Gaslini c'è. La voglia di cambiare il mondo, un posto anche per te.
La sua bellezza è disarmante, una regina re. Profumo di caffè. È facilissimo, dai. Ci siamo? Facile, facile. Amici da casa, ci siamo allora? Dai, dai. Anche chi è in diretta, Al Gaslini c'è, Al Gaslini c'è, mi raccomando, vedi allora. Don Roberto, quanti baci mi dà, sì, ragazzi. Con la gioia nel cuore di ascoltarlo dal vivo. Oh ragazzi, qua è tutto dal vivo però. Francesco, quindi... Trimani! Proviamo. Questi sono i bimbi dell'associazione Musica Insieme di Grugliasco, che è vicino a Torino, che hanno fatto con me il progetto, ovviamente, con i bellissimi. E adesso cominciamo. Popolo di magia, nascosta in ogni via. Puoi darmi un po' di base in più? Ok, perfetto. Un piccolo caffè, dove mi hai detto sì. Sempre di caffè si parla, quindi. Un mondo sotto il cielo. Pronti, adesso arriva. L'universo sotto terra. Pronti, Al Gaslini c'è. Al Gaslini c'è la voglia di cambiare un mondo, un posto anche per te. La sua bellezza è disarmante, una regina, un re. Profumo di caffè, Al Gaslini c'è. L'amore che forse cercavi è qui che aspetta te. Sotto l'amore antonelliana, tanta storia che cammina accanto a te, yeah. Qua come monumento dobbiamo trovare, anziché la mole antonelliana, qui a Genova cosa c'è? La lanterna. La lanterna, quindi adesso sotto la lanterna genovese, devo dire. La proviamo, dai, la proviamo, se mi ricordo. Al Gaslini c'è. Poi ci sta anche questa strofa. Un po' di follia, amicizia e fantasia. Ci siamo, anche qui così. Passiamo al bere. Una cioccolata dentro una pasticceria. Torino è molto forte con la pasticceria e con il cioccolato. Siamo quasi pronti, Un mondo sotto il cielo, anche qua sotto terra. Un universo sotto terra, tutti insieme. Al Gaslini c'è la voglia di cambiare il mondo, un posto anche per te. La sua bellezza è disarmante, una regina, un re. Profumo di caffè, Al Gaslini c'è. L'amore che forse cercavi è qui che aspetta te. Sotto la lanterna genovese, tanta storia che cammina accanto a te. E cammina, cammina, passeggiando ti accorgi che non è finita. Lei ti vuole stupire, dai non partire. Al Gaslini c'è la voglia di cambiare il mondo, un posto anche per te. La sua bellezza è disarmante, una regina, un re. Profumo di caffè, Al Gaslini c'è. L'amore che forse cercavi è qui che aspetta te. Sotto la lanterna genovese, tanta storia che cammina accanto a te. Francesco Trimani! Ragazzi, grazie a voi per il coro, Questa invece è la bellissima voce di Yelena, una ragazza africana italiana, quindi a metà la mia, c'è una voce graffiante. No, lei fa le cover di Aretha Franklin, quindi è una cosa veramente. Brividi, emozioni, Francesco Trimani. Al Gaslini c'è, Al Gaslini c'è, ci siamo, c'è Tom Fischer, siamo posto. Guardate quante persone ci sono, voi non potete vedere ovviamente quanti, in quanti siamo qui.